Ben ritrovati di nuovo su Review You. Oggi vado a recensire insieme a voi questa teiera marcata Kenwood. Ho già avuto modo di testarla nel corso di questi mesi, l'ho acquistata su Amazon ad un prezzo in offerta attorno ai 20 euro. Adesso è salito un pochettino il prezzo, ma vedo che comunque sale e scende, quindi vi lascio il link in descrizione di questo modello preciso nel caso appunto foste interessati ad acquistarla. Devo dire che il marchio Kenwood è davvero una garanzia, o anche una planetaria. L'ho acquistata perché la mattina sostanzialmente andavo a bollire l'acqua per farmi un tè nel pentolino tradizionale, ma ci metteva davvero tanto, quindi per avere una comodità proprio di schioccare le dita e l'acqua ce l'hai pronta lì per farti un tè, questa teiera è fantastica. Però dall'altro canto ero un po' scettico dal comprare una teiera, perché sentivo comunque dire che magari rilascia un sapore, in generale la teiera, che non è il massimo. Le teiere fatte in plastica possono magari sul lungo periodo deteriorarsi. Anche qui ero un po' scettico, quindi mi sono orientato su questa teiera che è in acciaio, e devo dire che nel corso di questi mesi provandola ho avuto modo di ricredermi, quindi devo dire che sono davvero soddisfatto. Ve la vado a mostrare un attimo anche da vicino. Si compone sostanzialmente di due parti: la base, come vedete è in plastica leggerissima e permette, appoggiando la teiera, di caricare, di dare appunto l'elettricità alla parte sopra della teiera, e quindi andare a riscaldare la resistenza che si trova all'interno e bollire l'acqua. Il cavo con la presa ovviamente italiana, io ho messo adesso un adattatore. Abbiamo questa parte che mostra la varia capienza di acqua che andate a mettere, quindi c'è una capacità che arriva fino a 1,6 litri. Ovviamente più acqua mettete e più il tempo di ebollizione aumenta. Abbiamo come potenza, intanto che ve la faccio un attimo vedere, 2200 watt e 220 volt. Qui davanti c'è una retina. Questa retina serve per filtrare in qualche modo il calcare, quindi quando andate a riempire la teiera mettete sempre l'acqua dal beccuccio davanti, così c'è questo filtro che diciamo va a trattenere il calcare. Abbiamo poi questa parte qui che è in plastica, qua abbiamo l'acciaio, manico anche qui in plastica che vi permette di non ustionarvi quando si riscalda. Mi raccomando, non andate a toccare la teiera quando l'acqua va in ebollizione. Coperchietto, anche qui ottimi materiali, e vi faccio vedere l'interno. Come vedete c'è la resistenza che rimane fissa e va a riscaldarsi, e qua abbiamo il filtrino che vi dicevo prima, che si può rimuovere tirandolo. Adesso vado a tirarlo così ve lo mostro. E questo appunto, una volta tirato, adesso come vedete c'è anche un po' di calcare, non sono andato a pulirlo apposta, così vi faccio vedere proprio il funzionamento. Come vedete trattiene un po' di calcare, e questo calcare lo potete lavare tranquillamente. Quindi funziona anche il filtro, comodo, e lo riponete appunto su questa guida. Lo inserite e avete la teiera pronta all'uso, però ricordatevi di riempire l'acqua sempre dal beccuccio. All'interno, se vedete, c'è un po' di calcare, ok? Sugli angoli, ma questo è normalissimo, perché comunque durante l'utilizzo si viene a formare. Però come si può fare per ovviare a questo problema? Bene, esiste questo spazzolino che si trova benissimo, adesso sta colando, che lo trovate benissimo anche su Amazon, magari vi lascio il link in descrizione, che vi permette di andare a pulire il calcare semplicemente con un po' d'acqua e andando a strofinare. Ci sono poi ovviamente dei prodotti apposta che vi permettono di andare, diciamo, a decalcificare la teiera. Adesso direi che dopo che vi ho detto ovviamente le caratteristiche, andiamo a riempire un po' d'acqua e vediamo insieme appunto i tempi di ebollizione, che sono davvero brevissimi. Ovviamente quello che non vi ho detto è che quando mettete l'acqua
questa specie di plastica che avanza, questa levetta si deve abbassare, segnerà appunto una lucina blu e automaticamente quando l'acqua è arrivata in ebollizione la levettina qua si alzerà e quindi la vostra acqua sarà pronta per il vostro tè. Andiamo a mettere un po' d'acqua, giro magari in questo modo, adesso non vado a misurarla. Come vedete poi vi viene segnato il livello, mettiamo un attimo di più, indicativamente questo dovrebbe bastare per un tè e successivamente andiamo a schiacciare la levetta e vedere quanto ci metterà ad arrivare ad ebollizione. Levetta avviata, non voglio fare tagli video così potete vedere in tempo reale quanto ci mette. Intanto vado a preparare la mia tazza. Come sentite fa un rumorino che è anche piacevole al mattino e devo dire che è davvero comoda per non stare lì a spentolare, a mettere l'acqua, e ci mette pochissimo, quindi è stato proprio quello il mio pensiero, andare a acquistare qualcosa di veramente efficace e funzionale. Guardate davvero in quanto poco tempo è già arrivata ebollizione l'acqua, potete anche vedere qua, magari zoom un attimo, è finito. Come vedete la linguetta si è spenta, non c'è più la lucina, l'acqua è pronta, quindi possiamo andare a metterla nel bicchiere. Staccate ovviamente la parte sopra, la teiera, come vedete si può anche girare a 360 gradi. E la versate. Andiamo. Senza problemi, non ci si va a bruciare. Mettete l'acqua per il vostro tè. E voilà. La riponete e siete a posto. Quindi con questa tazza, che è un po' fuori tempo visto che siamo ben distanti dal Natale, vi dico che questa teiera merita davvero, sia per i materiali, non rilascia sapori diciamo spiacevoli, ma è veramente neutro come sapore, e devo dire che quindi ne vale veramente la pena anche per il filtrino che c'è sopra. Vi lascio il link in descrizione, se avete domande sono sempre a disposizione per rispondervi. Link in descrizione di Amazon, alla prossima review.